Buongiorno, la mia faccia forse vi parla, sono nel caos più totale. Poi prendo con calma il telefono e vi spiego, vi faccio vedere che cosa abbiamo rispostato, cioè non rispostato, alcuni piccoli cambiamenti che abbiamo fatto, non roba di mobili e cose, cose diciamo così, che non fanno proprio troppo casino. Abbellito poi più che altro anche decorato, va, diciamola, mettiamola così. Comunque qua sto facendo qui patate qua le frittelline che le ho messe qua, ormai non mi tolgo da questo metodo, ho lavato questa confezione, metto in questo qua e poi no, e poi lo verso bello belle e vengono belle tonde. No, che c'è l'impasto delle frittelle, perché poi ti bruci. Lì ci sono le. No, spostati, ti bruci qua la pancetta. Vabbè, ci aggiorniamo dopo. Allora, diciamo che si è mezza tranquillizzata la situazione, più che altro perché abbiamo comunque finito di pranzare, mo deve solo arrivare Samuele tra una ventina di minuti. E qua c'è tutto il caos. Vedi che no, te l'avevo posato, ma te lo prendo. Vabbè, il tavolo è rimasto comunque apparecchiato per Samuele. Boh, giro la fotocamera. Anzi, prima che giri la fotocamera, vi elenco le cose che. Aspetta, vi elenco le cose che devo ancora fare: passare l'aspirapolvere per tutta casa e pulire il bagno, perché io questa mattina ho solo sistemato. Solo ho sistemato i letti e mi sono spolverata l'entrata perché ho modificato alcune cose che adesso vi faccio vedere. Allora, qui abbiamo aggiunto quello che poi devo mettergli qualche fiore dentro e questo qua che all'interno ci stanno le conchigliette con le pietre piccoline. Ecco qua, giusto per. E non si toccano. Vabbè, qua Chiara fa vedere che abbiamo messo tutti i giochini. Lasci la scatola con i colori e le cose. Apri questo e qua, vabbè, lì ci stanno sempre le bottiglie della salsa che mio marito si è, del sugo che mio marito si è dimenticato di scendere da mio cuocero. Comunque costruzioni e altri giochini. Qui ho messo questo qua e l'entrata l'abbiamo sistemata così. Fatemi sapere se vi piace come abbiamo sistemato e io mi metto all'opera, almeno iniziando a lavare qualche piatto, così poi se si stanno fermi fermi un pochettino sul divano mi ci passo l'aspirapolvere, pulisco il bagno, faccio un po' tutto e ci aggiorniamo più tardi. Allora, ho finito di passare l'aspirapolvere, faccio una pulita, un attimo al tavolo ci metto il cendrino. Ed è tutto diciamo spolverato, più che altro diciamo questi mobili qua, è passata la scopa, però mi sono dimenticata di farvi vedere la vetrina, ma ve la faccio vedere. Praticamente abbiamo cambiato tutto quello che c'era è stato tolto, abbiamo messo cose diverse perché mia figlia mi fa, chiudi, è meglio che si cambiano le cose, sono sempre le stesse. E quindi abbiamo fatto così. Ma praticamente sono rimasti solo i piatti di Samuele. Però ma poi metto giusto un po' di detersivo nella spugnetta e li vado a fare. Mo' è nero, uno spiraglio di sole, prima grandinava, è arrivata una botta d'acqua pure insieme a due grandini, mamma santissima, dico ma che tempo è, ma per carità, mo esce il sole, anche se è nero comunque, non è che sia tutto sto splendore, però, ma si capisce nulla.
E mo puliamo il tavolo. Puliamo il tavolino. No, alla fine sui due piatti posso anche farli stasera. Andare a sprecare detersivo molto giusto per due piattini ne vale la pena, quindi vado. Andrò sicuramente a farlo stasera. E qua di nuovo caos. Allora, alla fine li ho lavati, perché niente, io dico una cosa, ma poi a vederli lì non mi piaceva, quindi li ho fatti. E poi con questa qui ho fatto una passata alla cucina, tanto questa non c'è bisogno manco poi di asciugare e fare, quindi la bagni, passi, asciuga automaticamente, non sgrassa chissà come, però le macchie, le cose le caccia, cioè viene comunque bene. Quando devo fargli quella pulizia approfondita col palo, il detersivo dei piatti che viene sgrassato per bene, quindi fai un lavoro più, però mo giusto per togliergli tutte quelle improntine va bene questa spugnetta magica qua. E niente, sta uscendo il sole anche se ogni tanto piovigina, sembra marzo, là stanno facendo il casino. A dopo. Allora, buon pomeriggio. Il tempo è proprio brutto, brutto, brutto. Ho dovuto accendere pure i riscaldamenti un pochino perché c'è tanto fermi, fa freddo. Non sapevo sinceramente che cosa fare. Mi stavo un pochettino annoiando. E quindi, siccome ho delle mele e siccome della torta alle noci sono rimasti questi due pezzettini, mi sono detta: ma perché non sfornare dei biscottini alle mele, che sono semplici semplici, non c'è bisogno di chissà che elaborazioni. E quindi dico, questi qua, se dico, faccio queste due, madonna, sto sfondo con tutto aperto, è una favola. Si vede che sono contenta, no? Che abbiamo spaccato tutto. E niente, quindi qui ho messo, aspettate che faccio prima ad abbassare il telefono e non a capovolgere la ciotola, perché sennò quella foto scritta deve pulire. Quindi aspettate, vi giro e vi abbasso. Quindi stavo dicendo che qui ho messo uova, zucchero, olio e farina. Adesso ci vuole il lievito. Pensavo che avevo sbagliato, no, il lievito e due mele, quindi due mele, non una. Ecco l'altra mela. Mo piastriccio qua, anzi metto, devo avere il lievito, quello che è in fianco. Sì. Perché per i biscotti, comunque, come per le crostate, secondo me non c'è, a volte non c'è bisogno nemmeno di metterlo tutto. Quindi, verso questo. Ok. Questo è quello vanigliato, quindi gli dà anche un buon sapore. Niente, quindi mo andiamo di... Non lo faccio con la frusta perché l'ultima volta, poi 3 ore ci metto per togliere l'impasto dalle cose lì. Allora, impastiamo giusto un pochettino così. Allora,
Mi dovevo sbucciare le vele prima, mi sono dimenticata, vabbè. Qua sempre il caos, c'è. Abbiamo messo pure delle rocce, le rocce. Abbiamo messo delle rocce. Quando il tempo è brutto così, no? Non ha una rottura, Quindi poi dici, che fai? Una! E sforniamo dolce. Tanto la prova costume è lontana, se mantiene questa temperatura. La prova costume la vedo molto... molto lontana, quindi vabbè.